Il mondo dei videogiochi e il mondo delle mod sono sempre andati a braccetto. E quando un videogioco a noi caro riceve una mod, ci interessa sviscerarne il più possibile il contenuto per vedere cosa è stato cambiato, cosa è stato aggiunto, cosa è stato modificato. E uno dei videogiochi che più mi è piaciuto provare con le mod è stato sicuramente Pokémon. Ma non si parla di Pokémon in questo video, no? Si parla di Yo-Kai Watch. Il problema è che il mondo delle modifiche, delle mod, chiamatele come volete, per Yo-Kai Watch, non è proprio il massimo. Apriamo le danze con un progetto piuttosto carino, Yo-Kai Watch 2 Spirit Fusion. Questa mod prende tutte e tre le versioni di Yo-Kai Watch 2 e le fonde insieme per l'esperienza definitiva con del contenuto bonus, ovvero Usapion giocabile e anche Phantasmurai che può diventare amico. Non è proprio malaccio come idea. Questa è una mod molto carina, devo ammetterlo, perché si può fare amicizia con Usapion, si può fare amicizia anche con Phantasmurai, oltre che Vela Nera e Termaiale. Quindi, sì, diciamo che oltre a mettere tutti quanti gli yokai di tutti i giochi, tutti uniti in uno, si può reclutare la qualunque. È carino. Questo progetto, invece, prevede di cambiare l'icona di Blasters in Busters, perché non lo so perché. Inutile, ma se ti piace di più Busters che Blasters, vai pure. E questa mod, sempre inerente a Blasters, vuole che Jibanyan B, Usapion B e Komasan B abbiano le tute di Busters giapponese, quindi, e non Blasters. Questo perché preferisce le texture giapponesi. Sinceramente mi fa ridere. Ok, a me piacciono molto quelle occidentali, però se preferisci quelle giapponesi, va bene, fai tu. E questo è un progetto molto ambizioso e molto succoso, Yo-Kai Watch 3 Ultimate. Che cos'è Yo-Kai Watch 3 Ultimate? Praticamente è Yo-Kai Watch 3 ma con tutte le possibili aggiunte dei giochi per 3DS. Tutti i nuovi Yo-Kai B2, quindi di Blasters 2, tutti quanti quelli aggiunti in quel gioco lì, e che sono solo lì ovviamente, rilegati a Blasters 2. Tutti gli spettrali, tutti gli Yo-Kai bianchi, quelli che erano amici di Poliministro, e i Polizziocchio più altri NPC, e questo, vabbè, ci può stare. Ha messo il campamento di Yo-Kai Watch Blasters 2, quindi l'isola di Bambaraya, le mappe di Yo-Kai Watch 2, dato che alcune sono già nel gioco, e questo l'abbiamo visto anche da alcune curiosità sul canale di FoxyJ9, e ha aggiunto anche i boss di Yo-Kai Watch 1, Yo-Kai Watch 2, Blasters 1 e... altro? Non si sa, c'è un punto interrogativo. E ha messo anche nuove missioni, quindi nuova storia. Perfetto. Inoltre sta cercando di mettere la storia di Yo-Kai Watch 4, quindi anche gli Yo-Kai Shadowside e anche le mappe. E però questo è molto più difficile, visto che insomma convertire per un gioco per 3DS quelle mappe, quella storia, è molto molto difficile. Spero che il progetto ti vada a buon fine, Wadi, perché sembra davvero una grandissima figaggine. Chissà che poi non lo porti in live, ma comunque andiamo avanti. Questa è una mod fatta con i contro tutti. E ovviamente in descrizione trovate il link per andare nel server Discord e vedervi anche le altre mod oltre questa. Ma questa davvero ha una sfilza di cambiamenti. È davvero suprema, la mod per eccellenza di Yo-Kai Watch 3. Quest'altra mod prevede di cambiare le icone dei giochi di Yo-Kai Watch per Nintendo Switch. Quindi su Nintendo Switch vuole cambiare in inglese le icone di Gakuen Academy, che abbiamo appunto tra l'altro in patch uscita qualche giorno fa. Yo-Kai Watch 1 per Switch, quindi vuole farlo diventare Yo-Kai Watch for Nintendo Switch, ma tutto quanto in inglese. E anche Yo-Kai Watch 4++. Va bene. E ora un'altra mod super super bella, Yo-Kai Watch Blasters +++. Yo-Kai Watch Blasters +++ è la versione 10 volte più potenziata di Yo-Kai Watch Blasters, ovviamente. Tutte le ricompense delle missioni sono ora solo primo premio, quindi è più facile prendere oggetti Yo-Kai rari. C'è Cerny Ansalot e Maginian che possono essere reclutate dalla sfida di Nerorko e quella di Kankan.
quindi perfetto. Invece Nocco e Pandanoco possono essere ottenuti dalla sfida di Gattiva e quella di Imagino. Ok, e questo faciliterebbe di molto il medaglium. Il negozio di Annebio ora vende talismani e trappole più potenti. C'è anche l'anima di Emma e l'essenza del male come primo premio per aver completato le 5 prove di Emma. Bellina quella missione. Inoltre, tutte quante le missioni di pattugliamento sono state aggiunte in un unico gioco, così come tutti quanti gli yokai disponibili solo per una versione sono state messe tutte quante in questa grandissima mod. È una mod meno ambiziosa di Ultimate, ma è comunque carina. E dopo un progetto fantastico ne abbiamo uno ancora meglio! Yo-Kai Watch 1 per mobile, tradotto in inglese ovviamente. Stanno aspettando che finiscano la traduzione di quello per Switch per poi tradurlo, o meglio importare i file già tradotti, su quello per telefono. Ma perché? Non capisco perché bisogna aspettare Yo-Kai Watch 1 per Nintendo Switch che finisce la traduzione e per poi continuare quella su mobile. Cioè, in realtà lo so perché, ma vi basta prendere i testi di quello per 3DS e importarli, copiarli. Certo, ci sarà da scriverli, ma si fa, si scrive. Ma perché ci sono testi nuovi che non sono stati introdotti in quello per 3DS e quindi aspettiamo quella per Switch? Amico, usa il traduttore, non ci vuole tanto! E poi, l'apoteosi dell'apoteosi... Una mod stupenda per un gioco mediocre, Yo-Kai Watch 4 a 60 frame al secondo. Ora, non dico che Yo-Kai Watch a 60 frame al secondo ti svolta la giornata, però sicuramente giocare senza lo stuttering che aveva su Switch non è proprio malvagio. Inoltre, sì, questa mod può anche essere applicata su Nintendo Switch, se non volete farlo fondere, però non ce la mettete. Ecco, questa è una mod bellissima per giocare Yo-Kai Watch 4 a 60 frame al secondo. Ovviamente è consigliabile giocarlo su emulatori, oppure se avete una PlayStation 4, probabilmente lì già andava a 60 frame al secondo, non ne sono sicuro, ma comunque quella per PlayStation 4, Yo-Kai Watch 4 per PlayStation 4, è comunque più completo, le ombre sono fatte meglio, le texture sono leggermente migliori per, sai no, la qualità grafica della PlayStation, e anche il paesaggio è migliorato e ci sono più persone in giro, a quanto pare. Abbiamo Nathaniel in Yo-Kai Watch 2 al posto di Nathan, perché? Abbiamo Yo-Kai Watch Kais, che praticamente prende Yo-Kai Watch, però ci mette le parolacce e battute sulle minoranze e riferimenti all'uso di droghe. Wow. Abbiamo poi la migliore delle migliori, proprio mod, proprio che tu non puoi farne a meno, Yo-Kai Watch 2, ma con tutte le texture giapponesi, e inoltre non solo... Vuole prendere il testo giapponese e tradurlo in inglese. Voi mi direte, ma esiste già il gioco tradotto? A che serve tradurlo una seconda volta solo per le texture? Ecco, è questa domanda io ho fatto. Purtroppo poi ha cancellato il post e ne ha fatto un altro. Ma la mia domanda era, scusa, ma il gioco esiste già, perché farne un altro tradotto? La risposta, che poi ritroveremo più avanti, è stata... È perché il gioco giapponese costa di meno di quello inglese. Non poteva mancare Yo-Kai The Watch, una versione più difficile di Yo-Kai Watch con i boss più forti, gli nemici più forti, missioni più difficili da completare, pare. Insomma, il classico Kaizo dove tutto è più difficile senza un motivo apparente. E riecco qua il nostro amico che voleva tradurre dal giapponese all'inglese un gioco già tradotto. Yo-Kai Watch 3, ma con la patch francese che andrà a sostituire quella inglese, però vuole tradurre dal francese all'inglese. Oh mio Dio, insomma perché? Perché gli USA, gli Stati Uniti, nel gioco americano, inglese, si chiama BBQ. E quindi lui vuole che gli USA si chiamino USA anche nel gioco tradotto della sua lingua. E gli hanno detto, guarda che già esiste questa mod. E lui ha fatto, sì, ma la versione francese costa di meno di quella americana. Ma che fissa hai con la mod? Ma perché devi spendere i soldi per comprare un gioco fisico se tanto devi comunque moddare il 3DS? Sta gente vive ancora nel Medioevo dove pensa che avere il gioco ti qualifica ad avere una mod o la ROM del gioco stesso. No, non è così.
condividere una ROM è illegale, non è il fatto di scaricarla. Purtroppo hanno questo fetish di voler comprare a tutti i costi il gioco, ma il gioco costa meno in francese? 400 euro su Amazon. Se per te costa meno, beh sì, su eBay sta a 250, massimo 300, però sempre che è tanto. Questo è il modo sbagliato di tenere vivo un brand. È il modo più sbagliato, non dobbiamo pensarci noi fan a tenerlo vivo, ma la casa che lo produce. Se la casa non produce più videogiochi per tutto il resto della sua vita di questo brand, è morto, punto. Ad ogni modo il video termina qui, in descrizione vi lascio il link al server Discord per godere anche voi di queste fantastiche mod, magari alcune provatele perché sono magari anche carine, io ancora non le ho provate, però dalla descrizione e da quello che vogliono fare sembrano promettere davvero davvero bene. Ad ogni modo vi lascio l'invito a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti e ci vediamo al prossimo video, ciao!